Eccoci qui a Palazzo Teodoli, Camera dei Deputati, con Elia Fiorillo, giornalista, scrittore. L'evento di oggi la vede come premiato? Sì, sono un po', come dire, non riesco ad esprimermi perché non me l'aspettavo il premio, no, e invece vedremo le motivazioni. Spero di non aver fatto troppi danni. Fa parte dell'esecutivo del sindacato Libero Scrittori Italiani. Come vanno questi giovani scrittori in Italia? Allora noi con il professore Mercadante ci siamo tanto impegnati affinché il sindacato scrittori possa, come dire, difendere veramente gli scrittori, perché ci troviamo di fronte a situazioni drammatiche, cioè scrittori che pubblicano ma poi non sono assolutamente retribuiti, eccetera eccetera. Quindi stiamo tentando in tutti i modi di allargare questo sindacato, ma nello stesso tempo stiamo tentando di fare operazioni tra virgolette culturali, presentazioni di libri. Devo dire che la Fondazione Monini a Spoleto ha messo a disposizione Casa Menotti per noi. Devo dire che insomma, diversi soggetti ci aiutano per presentare i libri. E comunque i giovani italiani non solo scrivono, ma pubblicano anche e vengono anche tradotti, in particolare le scrittrici, le donne, sì. È vero? Sì, è verissimo. Ci vorrebbe però un'organizzazione migliore anche per tutelarle. No, il sindacato dovrebbe fare questo. Spesse volte queste ragazze bravissime pubblicano delle cose veramente eccezionali, però poi la verità vera è che sono sfruttate. No, quindi dovremo trovare delle formule per riorganizzare molto ma molto bene il sindacato. Certo, anche perché è vero che con la cultura uno non lo fa per potersi arricchire, però il lavoro va riconosciuto e va onorato. Bravo, il lavoro va riconosciuto e onorato. Il nostro paese ha un rapporto particolare con la cultura. La cultura sembra qualcosa di staccata dalla società civile. O noi riusciamo a fare questioni di elite. No, la cultura assolutamente non deve essere per l'elite.